che ha coinvolto tutto l'arco alpino, è arrivata anche nella nostra regione, nella vicina Slovenia. Le nostre immagini documentano proprio la salita alla vetta più alta della Slovenia, il Tricorno. Le immagini sono state girate dallo scalatore tarvisiano Romano Benetti, il servizio di Paolo Roncoletti. L'elenco delle vette del Friuli Venezia Giulia, dove sono stati accesi i fumogeni in segno di solidarietà con il popolo tibetano, è molto lungo. Koglians, Montasio, Mangar, Bivera, Cimamanera, Yofuart, Miezegnot, Oesterni, Festa, Chiampon, Dosonadei, Amariana, Musi, Matajur e in Slovenia Nanos e Tricorno, cui si riferiscono le immagini della salita effettuata da tre tarvisiani e da altrettanti alpinisti sloveni. Decine di appassionati della montagna hanno raccolto l'appello del vicentino Alberto Peluffo, una protesta che coniuga l'impegno civile con una forma nuova di espressione artistica. L'accensione contemporanea di fumogeni rossi accende il cuore infranto delle montagne e degli uomini con il colore della vergogna, tristezza e indignazione e offre alimento per chi resiste. È lo slogan scelto dall'ideatore, un modo per essere a fianco dei tibetani senza compiere azioni contro la fiaccola olimpica nel suo viaggio verso Pechino. Un modo per ricordare che i cinesi hanno occupato quasi militarmente il versante nord dell'Everest per portare la fiaccola sul tetto del mondo, quasi in spregio alla storia e alle tradizioni dell'alpinismo. In Friuli l'appello ha ricevuto molte adesioni. Sì, c'è stata una grandissima adesione in tutto il nostro arco alpino, dall'est all'ovest, dal Triestino al Pordenonese, da parte sia delle istituzioni come la Società Alpina Friulana, il gruppo alpinisti sciatori di Udine, sia da parte di guide alpine, sia da parte di semplici appassionati camminatori.